Noi concepiamo la realtà come qualcosa che conosciamo attivamente. Noi diciamo io conosco qualcosa, io vedo qualcosa, io ascolto un suono. La nostra idea di conoscenza è un'idea che si basa sull'idea che sia il soggetto a conoscere la realtà, che sia il soggetto a compiere l'azione del conoscere. In Dante, e in questo sonetto in modo spiccato, e nel Medioevo in generale, abbiamo una concezione della conoscenza radicalmente diversa. L'idea della conoscenza è un'idea che punta sulla passività del soggetto. Non è l'io a conoscere il mondo, ma è il mondo a farsi conoscere dall'io. In questo caso, perciò, non vediamo Dante che parla della propria visione di Beatrice, ma Dante che ci descrive il modo in cui Beatrice si rende visibile a lui. Il modo, potremmo perfino dire, in cui l'apparizione di Beatrice si impone alla vista di Dante, che non può far altro che riceverla come si riceve una sorta di apparizione sacra, una sorta, per usare la sua parola, di miracolo. Ed ecco che in questa prospettiva può essere spiegata la presenza insistente in questo testo, addirittura strutturante da un punto di vista dei contenuti, del verbo parere. Questo vuol dire che Dante sta parlando di un'esperienza nella quale non lui vede Beatrice, lui incontra per strada Beatrice e ne riceve il saluto, ma ben diversamente Beatrice, salutandolo per strada, impone la propria visibilità e attraverso la consegna a Dante, che passivamente non può che riceverla, della propria visibilità, gli consegna anche la salvezza, gli consegna anche un contenuto decisivo da un punto di vista spirituale.